Buonasera ai nostri web ascoltatori di Liberi.tv, Spazio Società Libera. Questa sera è cambiato un po' il format perché non abbiamo Vincenzo Lita come di consueto qui in trasmissione, ma abbiamo la presidente di Società Libera, Stefania Fuscagni, che saluto. Buonasera a tutti. Buonasera Stefania. A tutti. Certo, sostituire Lita non è semplice, però ci provo. Ah, benissimo, benissimo. Ci fa piacere, non perché eravamo così annoiati dalla presenza di Olita, ma stasera non poteva partecipare alla trasmissione. Era prevista comunque il collegamento con te, Stefania. Quindi ti presento ai nostri web ascoltatori, Stefania Fuscagni, presidente di Società Libera e professoressa di storia greca all'Università di Firenze. E ci faremo una chiacchierata di circa mezz'ora, parleremo di Società Libera, parleremo del tuo impegno e parleremo anche dell'attività dell'associazione. E quindi io partirei proprio da questo, dal tuo impegno in Società Libera. Da quanto tempo sei presidente e quali sono i programmi che stai portando avanti per questa importante associazione? Benché sia uno dei fondatori di Società Libera, è solo da pochi mesi che sono entrata e devo dire ringrazio chi mi ci ha messo dentro, ma io ho detto di sì proprio perché in questo momento politico una associazione, una fondazione come Società Libera ha un suo senso particolare, poi magari ti dirò in che senso, perché è un mix di persone che conoscono la politica, che conoscono gli argomenti, che hanno passione politica, vogliono fare un mix di azione e riflessione che mi pare in questo momento siano particolarmente importanti da fare. Bene, quindi tu sei fra i soci fondatori di questa importante associazione, però hai assunto la presidenza da poco tempo. E come presidente, che impostazione hai dato a diciamo una continuità rispetto al passato? Ci si devono attendere delle innovazioni, dei cambiamenti? Quando iniziò Società Libera era il momento in cui sembrava assolutamente possibile che il nostro paese evolvesse verso una democrazia occidentale, diciamo così, europea, cioè che alternava senza creare pasticci, nel senso di un sano liberalismo democratico. Noi veniamo da una storia molto particolare nel secondo dopoguerra e quindi con la famosa caduta del muro ci si aspettava una qualche evoluzione verso una normalità. E Società Libera da un punto di vista culturale si è impegnata moltissimo, ricordo i premi per la libertà, ricordo le marce per la libertà e i popoli oppressi, quindi azione e premiazione in ambiti più diversi, dall'economia alla società in senso lato, all'arte, al giornalismo. Quindi una visione di una società che sarebbe dovuta diventare libera in senso proprio e anche istituzionale. È successo, non è quello che dobbiamo dire stasera, analizzare politicamente, e Società Libera è stata protagonista, tra l'altro, di una serie di discussioni sul concetto di liberalismo culturale che in qualche maniera ha visto una parabola. Tutti sono diventati liberali di sinistra fino a liberali di destra, e proprio in questo momento, e qui è l'interesse particolare e la svolta che io vorrei dare, ecco, quando si parla di società liberale e libera, cosa si vuol dire? Evidentemente le parole non bastano, e allora ci vogliono le azioni. E l'indirizzo che io vorrei dare con la collaborazione di tante illustri persone, studiosi, che Società Libera ha la ricchezza di avere, è dire: mi volete dire voi, date le circostanze, cosa oggettivamente fareste per avere una società libera? Proviamo a fare qualche proposta. Sul lavoro dei giovani, per esempio, oltre a dire che non c'è, cosa vogliamo dire? Sul collegamento ricerca e lavoro in Italia delle piccole e medie imprese,
cosa vogliamo fare? Cioè passare da una riflessione ad una azione fatta di atti. Forse ti meraviglierà, ma io ho avuto anche una esperienza di tipo parlamentare e in una regione. Ho sperato che ci fosse una forma di regionalismo ad un certo punto e sono andata appunto in una regione, la regione Toscana. Io mi sono resa conto che si assommava lo statalismo più un regionalismo centralizzatore, quindi il contrario di quello che noi ci aspettavamo. E allora come fare? Cosa dire? Non si può fare da soli, no, la politica sembra stentare e io sono di quelle che crede che la espressione della politica, gli eletti, sono un'esatta corrispondenza di quello che è la società. Dunque, cambiare strada. Come? Riappellandosi alla società. A una società, peraltro, che non è solo italiana, è mondiale, di qui l'interesse forse di estendere il nostro premio della libertà anche all'India quest'anno e soprattutto all'Europa. Questa signora che sembra passare un momento di crisi, in che modo possiamo trasformarla in una energia vitale e non in una espressione sulla quale magari catapultare le difficoltà che abbiamo a livello nazionale. Se poi tu vuoi possiamo entrare ancora più nel dettaglio. Ma certo, entriamo nel dettaglio. Non solo, io volevo fare anche un accenno. Nelle ultime due trasmissioni con Vincenzo abbiamo parlato dell'undicesimo rapporto sul processo di liberalizzazione della società italiana. Sono 11 anni che Società Libera propone questo rapporto e lo presenta in tutta Italia. Sì. Abbiamo discusso anche dell'innovazione che c'è quest'anno sul rapporto, quindi si è parlato di questa analisi e di questa posizione anche di Società Libera di no alla TAV quale infrastruttura. Groviglio. Esatto, quale groviglio di infrastrutture sostanzialmente inutili. Poi abbiamo parlato in generale di questo undicesimo rapporto, però è interessante anche fare un'analisi, cioè questi 11 anni di rapporto, che cosa hanno portato alla Società Libera e che contributo ha offerto questa pubblicazione alla cultura italiana e anche alla politica soprattutto? Dunque, è stata una cartina di tornasole. E allora farò un riferimento per l'undicesimo rapporto per cercare di farmi capire. Esiste una norma che dice che ogni anno, obbligatoriamente, il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve fare un rapporto sul tasso di liberalizzazione attuata. Quest'anno addirittura Monti non l'ha fatto per niente. E non è un caso, perché tutto il rapporto che voi vedete ti dice assenza di voce, non progressione, cioè siamo arrivati a un punto di svolta. Questo è il significato di questo rapporto. Non parliamone più, cerchiamo di vedere cosa è possibile fare. E allora cominciano a venire fuori delle idee. Ti faccio un esempio. Noi si vota su tutto e su tutti. Io in particolare mi sono sempre interessata dell'università e della scuola. Ma mi volete dire perché il burocrate, che il famoso preside diventato manager senza averne le possibilità, le capacità, soprattutto la formazione, invece che essere un professore che per prendere qualche lira in più diventa un funzionario? Ecco, li vogliamo eleggere dalla popolazione, dalla popolazione scolastica, dai genitori dei ragazzi che vanno a scuola. Quei famosi genitori che sono diventati come i polli di Renzo, che mandano al macello i figli, ma è l'importante che siano promossi, poi come? Cosa viene fuori? Che non si sono mai ribellati in maniera strutturale al fatto che la scuola italiana è l'unica al mondo che ha una sconnessione ideologica tra la formazione e il lavoro. Ma questa è un'aberrazione tardo ideologica, non mischiamo il braccio e la mente, no? Frutto di un mix tra il povero Giovanni Gentile
che fece i licei quando la formazione professionale italiana era la migliore al mondo. Ora non ne parliamo più. Per fare un po' di formazione professionale chiamiamo i licei tecnologici. Siamo veramente alla necessità di risolvere due problemi. Uno, le responsabilità di chi governa la scuola e possibilmente sia controllato dal basso, perché la struttura burocratica in questa statalità che ormai mangia se stessa diventa posso dire, indietro non ci si torna. E dall'altra parte una sveglia perché all'interno dei curriculum, attraverso degli stage e una informazione dagli stessi professori, non so se vi è mai capitato, provate a chiedere a un professore di liceo che insegna magari latino e greco, io ci ho provato, scusi professore, ma questo ragazzo che è così bravo, secondo lei cosa potrebbe fare nella vita? Tutto! Allora, voi capite bene che quando siamo a questo livello elementare di non comprensione, che il rapporto fra studio e lavoro ormai deve avere sì una base sostanziosa, ma poi una capacità di sapere cosa avviene al mondo, capisci che questa è una delle origini vere per essere fuori dal giro. E allora elezioni da una parte e obbligatorietà di percorsi di lavoro nel curriculum scolastico. Queste sono le due proposte per le quali ci batteremo e magari, nonostante siano tutte persone ragguardevoli, io cercherò di indurle ad andare a fare una manifestazione sotto il ministero o presso le regioni che hanno grande responsabilità sulla formazione professionale. Queste, mi vengono in mente queste due cose. Però ce ne potrebbero essere altre che io butto lì, che ho raccolto in maniera, come posso dire, ancora non formalizzata del tutto. Un esempio, i ragazzi cercano lavoro, siamo un paese, come anche gli altri, ma da noi in maniera drammatica, che più dottorati hai e meno lavoro trovi, no? Che mi pare sia uno spreco che è quasi aberrante. Perché non pigliamo un pezzo della legge Fornero e diciamo, ok, 3 anni, assumiamo e il datore di lavoro può anche licenziare in quel triennio. Poi dopo 3 anni, se lo vuole, se lo tiene. Nel frattempo, chi paga i contributi? Noi sappiamo che l'INPS ha una grandissima esperienza nel vendere e comprare gli immobili. Perché lo Stato non affida all'INPS il governo della vendita del patrimonio pubblico e da lì direttamente invece che da una commissione di esperti che si riuniscono e poi vedono e poi esplorano e non ne fanno di nulla e magari da un reddito che potrebbe essere 185 va nella formalizzazione, nella concretizzazione della vendita. Facciamolo fare all'INPS e l'INPS copre i contributi di questi ragazzi che sono stati assunti dalle imprese. Le parrà un'aberrazione? Non lo so, ma è concreta. Mette insieme due problematicità. Il fatto che lo Stato non ha più soldi da erogare per motivi arcinoti e il fatto che ha un patrimonio che rischia di rimanere lì improduttivo o peggio che faccia come le cosiddette liberalizzazioni per cui si toglie lo Stato e ci si mette un privato e si fanno gli oligopoli come abbiamo visto in troppi casi. Questo è lo spirito che io vorrei cercare, essendo una donna, poi lo posso fare anche sconcertare un po' questi colleghi che sanno declinare benissimo le situazioni e che forse con un po' di calore operativo possono avere anche loro soddisfazione maggiore. Questo è l'intendimento. Questa qui è sicuramente una chiave molto interessante perché il rapporto non resta soltanto una pubblicazione per gli addetti ai lavori, ma poi Società Libera si fa carico di fare delle proposte, quindi non scatta soltanto una fotografia e mette in evidenza quello che è il processo della liberalizzazione in Italia, che storicamente sono al palo, ma si azzarda anche a fare delle proposte e anche a fare iniziativa politica su questo. A me piace È ricordare un che po' un sì. inedito questo, soprattutto per i cosiddetti intellettuali italiani che ordinariamente, quando hanno un'attitudine, pratica vanno a fare o i capi di gabinetto o gli esperti. Uno dei nostri, non voglio fare il nome perché mi sono ripromessa di non dirlo, è tra i 35 esperti. Se ci formano delle commissioni.
sempre c'è stato qualcheduno dei nostri dentro. Oltre a questo, che è ottima cosa, però oggi la svolta c'è stata. La svolta c'è stata. Non è possibile che si facciano delle leggi per la semplificazione. Le porto un esempio, ti porto un esempio. L'unione dei comuni. Ora, che Sì. cos'è l'unione dei comuni? Sono due comuni che dovrebbero, per semplificare la loro organizzazione, mettersi insieme. Ma non sa che sono diventate tutte sovrastrutture non elettive di secondo grado. La società della salute, quella la conosco in Toscana, che doveva semplificare le cose, è diventata una sovrastruttura rispetto alle ASL. Quindi questa traduzione di parole magari inglesi in un terreno italiano che portano esattamente al contrario di quello che dicono di voler fare, qualcosa c'è che non va, e dunque una intellettualità deve uscire dalle chiare analisi e entrare vitalmente, altrimenti, e si fa come l'università italiana. Io la conosco molto bene dall'interno perché in un segmento della mia vita sono stato prorettore ai servizi amministrativi contabili e io ero entusiasta perché all'epoca con una famosa legge, la legge 20, lo Stato dava tutto un blocco il finanziamento alle singole università. In nome dell'autonomia, le università avevano la possibilità di distribuire i capitoli di bilancio, mentre prima arrivava di tutto bello e formalizzato. Ma lo sa che cosa è avvenuto? Che invece di andare nei posti giusti è andato in una moltiplicazione di insegnamenti ai limiti dell'assurdo. E vede che quando comincia ogni iniziativa a essere volta a un punto d'arrivo e va esattamente all'incontrario. La stessa università è stata quella che ha perso valore sociale perché, le faccio un esempio, nel 1974 in Francia fu inserito l'aborto e nella laicissima Francia, insieme all'aborto, fu fatta la legge, la cosiddetta quoziente familiare, cioè per evitare di fraintendere le cose, comunque i figlioli avranno da nascere, chi fa figlioli fa un servizio oltre che a se stesso, alla sua famiglia, alla società, e quindi via via. E adesso la Francia è ritornato, sia pure in questo grande trend di denatalità occidentale, diciamo così, però è tornata nei limiti. L'Italia, niente. Forse perché c'era il Vaticano, non si poteva valorizzare la famiglia. Le porto un altro esempio. Sì. Nella regione Toscana è stata fatta una legge, proposta una legge dall'opposizione sulle giovani coppie e le famiglie numerose, in modo da agevolare laddove era possibile per il mutuo, per i ragazzi se erano troppi andare all'università con un biglietto per 4, per 3, per 2. È stata bocciata da persone che la mattina l'hanno bocciata con 9.000 firme di supporto, perché è stata prima formale in aula e poi dopo con la sottoscrizione popolare. La mattina è stata bocciata e il pomeriggio le stesse persone sono andate a manifestare in Piazza Signoria per la tutela della Repubblica, che guarda caso alla famiglia cosiddetta naturale dà, non dico un'esclusività, ma un accento di importanza. Che si deve fare? Allora, la mia idea è che società libera possa andare a dire questo, ma anche proporre che cosa, per cui alle parole, alle analisi, ci siano delle risposte concrete, come le due che mi sono permesso di dirti, perché sono le due che abbiamo in qualche modo portato già ad una formalizzazione abbastanza spinta, diciamo, ecco. Certo, a me piace ricordare agli ascoltatori che l'undicesimo rapporto sul processo di liberalizzazione della società italiana sarà presentato a Firenze giovedì Sì, 20 giugno. giovedì 20 giugno avremo con noi il presidente, il direttore della Nazione Gabriele Cadè e il già presidente dell'Associazione degli Industriali Fiorentini Giovanni Gentile, più naturalmente Rossini,
che è in qualche modo il coordinatore del nucleo fiorentino, più il senatore Marcucci, che in questo governo, diciamo in questa legislatura, è presidente della commissione istruzione del Senato. A Roma invece ci sarà il 26 sì, alla Sala della Minerva, in Piazza della Minerva a Roma, il 26 pomeriggio, e ci saranno invece, proprio per questa idea che ti dicevo prima di fare chiarezza sul rapporto lavoro e formazione, ci sarà Sacconi, che è presidente della commissione sì, lavoro del Senato, e quindi anche lì stiamo facendo in qualche modo le presentazioni in funzione di competenze, ma anche di in qualche maniera funzioni specifiche, in modo che vada rapidamente in vena ciò che stiamo elaborando. E poi ci sarà il professor Pellegrino Capaldo, che è presidente della Fondazione Nuovo Millennio, e che anche lui si è trovato con noi a voler dire: siamo intellettuali ed è per questo che dobbiamo essere persone di azione o di proposta di azioni concrete. Questo ci da, poi ci, ci sarò io in qualche maniera, e poi ci sarà Bitetto, che è sì, il più giovane di Società Libera e che farà il coordinatore. E certo, di nuovo abbiamo fatto una cosa a Milano al Politecnico, è stato bellissimo, fatemelo raccontare, sì, perché quattro illustri luminari, di cui alcuni hanno fatto il rapporto quest'anno, ci siamo incontrati con oltre un centinaio di studenti dell'ultimo anno del Politecnico di Milano, sia architetti che ingegneri. E io sono andata lì e tutti erano in grande ossequio, eccetera, eccetera. Questi professori hanno fatto un quadro allarmante di come sia impossibile costruire in questo paese, per la burocrazia, per le sovrapposizioni, perché c'è una legge del 1942 che per un centinaio di volte è stata cambiata, non ci si capisce più niente, eccetera. Il pubblico silente. Io mi sono allarmata proprio perché sto cercando insieme a Vincenzo di dare questa impostazione. Ho detto: ma scusate, ma non avete niente da dire? Siamo tutti sopra i 50 anni, si fa così per dire, e vi consegniamo un paese in questa maniera? E voi non dite niente? Coraggio! E li ho un po' istigati. La prima risposta è stata: ah, ma la colpa è della politica. Ah no, ragazzi, no, stavolta no, boh, basta, l'abbiamo detto in troppi. Ma non sarà che voi non vi ribellate nel modo proprio? Voi che siete ragazzi che andranno a fare questo mestiere, cosa avete fatto voi insieme per dire dove sono i punti che non vanno operativamente e cominciare a fare un'azione? Beh, si è riscaldata l'atmosfera e questo ci ha dato un... E naturalmente anche i docenti che hanno parlato ed esposto la situazione erano felicissimi, hanno sentito che è la società che si deve muovere. E poi ci sarà ancora una replica su Milano, vedo sul sito internet, martedì 25 giugno, sì, è recentissima, nel nuovo Palazzo della Regione. A Palazzo della Regione, e ci sarà appunto il presidente, già direttore del Corriere della Sera, e, De Bortoli, e poi sì, De Bortoli. No, è l'attuale, scusa, no, siccome tra i nostri c'è stato Carruba, ho fatto una sovrapposizione impropria tra presidente di Società Libera, ho fatto una sovrapposizione, e ci sarà anche il presidente Baroni, in modo da, appunto, sempre in questa logica di comunicare e avere l'azione, no? E Società Libera che stimolerà il più possibile sulla base di questo rapporto, che io consiglio di leggere perché è altamente depressivo da un certo punto di vista, ma è molto molto stimolante per chi vuole essere un cittadino, e Società Libera vuole dei cittadini attivi. Questo è il nostro obiettivo. Certo. Io spero di poter dare un po' di carica, avendo verificato veramente con grande serenità e onestà tutta l'evoluzione di questa nostra democrazia. È il momento di girare pagina, ci sono le condizioni oggettive per farlo e noi vogliamo contribuire. Ottimo, ci rimane esattamente un minuto e mezzo, per cui un minuto e mezzo di chiusura, di saluti con i nostri web ascoltatori.
Sono veramente contento di averti avuto questa sera, perché insomma la discussione è stata molto interessante. Grazie a te Marco, anche perché uno dei nostri premi è proprio per la informazione, per il giornalismo. Voi non sapete, voi che avete la informazione in mano, che razza di responsabilità in positivo potete avere. Io vedo tanti, voglio chiudere raccontandoti una cosa. Un mio studente bravissimo ha fatto una tesi su Pericle visto da Tucidide. Si chiama Federico Fubini, è diventato l'esperto di finanza del Corriere della Sera. C'è speranza che da una buona base culturale si possa fare dei salti nella realtà e dare il proprio contributo. È un augurio che faccio a tutti i giovani, perché questo è avvenuto e questo deve continuare e moltiplicarsi. Grazie, grazie davvero a Stefania Fuscagni, presidente di Società Libera. E io grazie con a te e anche a Donato. Grazie, e appunto proprio a Donato Volpicella restituiamo la linea e un saluto a tutti i nostri web ascoltatori. Buona serata. Ciao a tutti. Buona serata.